Dal 29 settembre scorso non si hanno più notizie del presidente dell'Interpol Meng Hongwei mentre si trovava in viaggio in Cina. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il 64enne sarebbe stato fermato e messo sotto indagine dalle autorità del suo paese, di cui è stato anche viceministro. La scomparsa del presidente è un problema delle autorità competenti in Francia e in Cina, afferma l'Interpol in una breve nota. È stata la moglie a segnalarne la scomparsa alle autorità francesi. L'inchiesta è stata aperta a Lione, quartier generale dell'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione di Polizia. Il ruolo di Meng Hongwei come capo dell'Interpol è in gran parte di rappresentanza, tuttavia la sua nomina in quanto primo cittadino cinese fu vista come uno sviluppo simbolico nell'ambito della politica internazionale. Qui a Lione, nella sede centrale dell'Interpol, i funzionari forniscono pochissimi dettagli in merito a questa sparizione o alle circostanze in cui si è verificata. A Parigi, intanto, dalla sede del Ministero dell'Interno si dicono preoccupati per le minacce ricevute dalla moglie dello scomparso. La sua nomina all'Interpol fu criticata da alcune organizzazioni non governative attive nella difesa dei diritti umani.